Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con due squadre da ovviamente 10 milioni, l'avete votato voi, l'avete scelto voi, vi lascio sempre a voi la votazione. Vi ricordo quindi di attivare le notifiche e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, perché poi siete sempre voi, in particolare in questo genere video, a decidere quale sarà il budget eccetera eccetera. Quindi siate attivi, mi raccomando lasciate like, commentate scrivendo quale preferite e passate a tutti i social, Instagram, Twitch e così via se già non lo fate, perché faccio tanti contenuti extra e comunque faccio la VL, faccio le squadre, faccio tantissime cose. Prima di iniziare ragazzi vi ricordo che ci sono i tornei di eGames365 che vanno avanti sempre per prepararvi anche al ritorno di tutti gli eventi live. Qualcuno lo stanno comunque facendo, però ovviamente ci vorrà ancora un po' per tornare completamente in rotta. Nel frattempo però vediamo che a giugno hanno già giocato due eventi, uno si sta ancora giocando, un torneo da 100 euro, poi per tutti quelli invece che giocano Xbox e PlayStation ovviamente torneranno finiti questi due eventi. Quello di Xbox, il prossimo, è gratuito, non costa niente iscriversi, così come anche gli altri del resto, e per ora ci sono 11 iscritti. Se volete iscrivervi ragazzi, torneo Xbox Ultimate Team per mettervi alla prova è gratuito, 29 giugno dalle 21 si inizia. E nel frattempo vi ricordo che si sta giocando invece quello che ha raggiunto quasi 100 partecipanti con 100 euro di montepremi. Iniziamo ragazzi con la prima squadra di quest'oggi, che è una squadra che comunque secondo me è molto interessante. Vi ricordo come sempre di votare hashtag team 1 se preferite la prima, hashtag team 2 se preferite la seconda, e magari di dare anche suggerimenti di come fareste voi la squadra con questo budget. Quindi andiamo a vedere la prima squadra, che parte da Marc-André Ter Stegen, il mio portiere preferito in assoluto quest'anno. Già nella versione base io lo ritenevo il migliore, la versione TOTS che ho acquistato 140 partite fa a un prezzo, vabbè, decisamente diverso da adesso, ma comunque un portiere incredibile sotto ogni punto di vista. Ha tutto praticamente, a 99 con base, e la velocità poi vabbè, va bene, nel senso è molto più veloce di quello che leggiamo quando giochiamo la partita. La sua particolarità è anche la parata coi piedi, è molto preciso, fa alcuni interventi, diciamo alcune animazioni che ha solo lui, quindi personalmente lo trovo veramente molto 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 forte. Poi abbiamo Carvajal, carta che io quest'anno apprezzo molto, ma in realtà ogni anno l'ho sempre apprezzato, cioè anche nella versione base, per quanto magari non sia il top come terzino perché alcune carenze e così via, c'ha un body type, delle animazioni che lo rendono molto 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 particolare, e lo rende comunque veloce, agile, forte fisicamente, più di quanto effettivamente si legga dalla carta, perché come vi diciamo sempre le carte vanno provate. Poi però hanno fatto anche una versione, quella Team of the Season so far, che è una versione anche meta, quindi questa carta è molto valida, super veloce, 95 di scatto e 90 accelerazione, il tiro vabbè è quello che è, il passaggio invece è ottimo, cross, passaggio corto, passaggio lungo. A livello di dribbling ha tutto dall'86 in su, in particolare a 91 di equilibrio, 93 reattività, 93 di controllo palla. A livello difensivo tutto a 95 in su, escludendo la precisione di testa, e 86 di forza fisica con 99 di resistenza. Insomma una carta veramente super valida a mio parere, io lo apprezzo veramente tanto ragazzi, è una carta molto completa, è veloce, sa difendere, sa attaccare, magari non sa segnare, però comunque buono fisicamente. Poi non ha traits, pensavo ne avesse qualcuno. Poi abbiamo Sergio Ramos, lui è il mio difensore credo preferito quest'anno. A me piace veramente tantissimo, è un difensore davvero davvero eccezionale. Non delude mai a mio parere, perché comunque ha anche lui un po' il discorso di Carval, delle animazioni o comunque il body type eccetera eccetera, che lo rendono veramente unico. Poi a livello difensivo è sempre stato uno di quelli che ha più interventi automatici, o almeno di quelli che ho provato. Anche nella versione base io lo preferivo a Varan base, per intenderci, per fare un paragone, nonostante l'enorme differenza di velocità nelle versioni basi, perché a livello difensivo faceva degli interventi incredibili. Quindi poi questa versione è stata tappata tantissimo, la difesa adesso è a 97, tutto da 97 in su, escludendo la lettura difensiva che è a 94, però insomma parliamo di spicci. 94 forza fisica, 99 elevazione, comunque anche le statistiche del dribbling le leggono ma non le leggo, perché in game poi è veramente molto agile, è preciso, si sa muovere bene, quando si gira non l'ho mai visto incepparsi o perdere l'equilibrio, un ottimo controllo del pallone, sa passare bene la palla, dei piedi buoni, è super veloce in questa versione, che è l'upgrade più importante che gli hanno dato. Carta che a me piace veramente tantissimo. Poi abbiamo Eder Militao, questo io non l'ho provato, piace a tutti quanti, cioè a tutti no, a quasi tutti, quando ce l'hai contro fortissimo, quando lo usi, io non l'ho usato quindi non lo so, però di base è una carta veramente eccezionale, comunque velocissimo, io ho provato l'86 che a me piaceva, quindi suppongo anche questa sarà eccezionale. A livello di difesa è veramente ottimo anche lui, forte fisicamente, elevazione, resistenza, carta molto completa, diciamo che è una difesa molto veloce, considerando sia Ramos che Militao. Ramos a me piace di testa di più di quelli alti, perché non so, prende la scala e salta tutti.
Quindi mi aspetto che sia una difesa forte di testa, una difesa forte fisicamente, precisa difensivamente, molto agile con dei buoni piedi, una difesa quindi anche magari elegante. Poi abbiamo Robertson, è il terzino forse più forte del gioco, non so se è meglio il Tots o il Toti, è veramente difficile. Io dico che secondo me è leggermente meglio il Tots, ma veramente la differenza è minima, prendete quello che costa meno. Anche lui, un po' come Carvajal, è molto simile come giocatore, meno forte fisicamente, ma anche lui super forte difensivamente, anche lui con ottimo dribbling, ottimo passaggio, non un finalizzatore, super veloce. È praticamente Carvajal della fascia sinistra, l'unica pecca è che ha due di piede debole, quindi usate solo il mancino. Poi abbiamo Lionel Messi, questa è una carta per il suo parli da sola, 99, quindi... Insomma, 99 tiro, 99 passaggio, 99 dribbling, 98 velocità, penso che non ci sia molto da descrivere. Il grande upgrade che becca ovviamente nelle versioni 99 è la velocità rispetto alla versione base, che comunque è comunque enormemente veloce. L'agilità, non so come ha fatto a rimanere solo a 95, considerando che era già alta. Strano upgrade, però comunque parliamo di un giocatore che ha anche lui le sue animazioni, eccetera, eccetera. Quindi a livello agilità ha un'agilità e un dribbling che hanno solo lui e forse un altro paio di giocatori. Ma credo che al suo livello non ci sia nessuno. Forte fisicamente, a me piace veramente tantissimo. Non so se sia meglio questa la Totti, onestamente siamo lì. Comunque, due carte fenomenali. Poi abbiamo Frankie de Jong, 4 mossa abilità, 3 di piede debole, a livello di velocità è molto molto veloce. Anche qua l'indecisione tra la Totti e la Tots, una ha più tiro, l'altra ha più dribbling, ho preferito questa che ha più dribbling, perché comunque ha più agilità e più equilibrio, che secondo me potenzialmente potrebbero sentirsi di più rispetto alla differenza di tiro, perché comunque lo usi in mediana, io lo userei in mediana, di conseguenza non credo che si sentirà più di tanto la differenza nelle altre cose. A livello di carta è completa, fa bene entrambe le fasi, sa tirare, sa correre bene, ha un ottimo piede, sa passare il pallone, un ottimo dribblatore, un'ottima agilità, un ottimo controllo di palla, super freddo, difensivamente comunque difende, forte fisicamente, resistente. Carta molto molto completa, 4-3, 3 di piede debole purtroppo, però 4 di mossa abilità, normale alto, quindi anche work rate ideale per stare dietro. Ma a me piace molto, io lui lo userei con Ancora, per potenziare ancora di più velocità difesa e fisico, perché poi il tiro sti cazzi, onestamente. Poi abbiamo Sadio Mané 98, altra carta incredibile, a mio parere, questa volta la Tots e non la Toti come nell'altro video, perché la Tots è più forte, fisicamente è un mostro, 81 è forza fisica, ma in game comunque il suo body type lo rende molto difficile a spostare, cioè io è uno dei giocatori che faccio più fatica a spostare, onestamente. A livello di dribbling è incredibile, ha più agilità di Messi, il tiro a 99 finalizzazione, 99 posizione offensiva, 99 accelerazione, sono carte che è anche abbastanza difficile da descrivere perché parlano da sole, cioè sono carte veramente incredibili. Anche a lui cosa gli dai di stile intesa? Forse gli lasci base perché non è che puoi migliorare più di tanto. Poi abbiamo Cruyff, 5-5. Lui è una carta che personalmente non apprezzo in maniera assoluta. Forse è meglio la versione mid, ci stanno entrambe col prezzo. Però personalmente lo ritengo comunque molto molto forte perché in game rende tantissimo, tutti quelli che lo usano lo apprezzano. Io non sono un fan di Cruyff, perché c'è sempre stata la sponda Cruyff e la sponda Eusebio, io sono dal lato di Eusebio, però Cruyff è comunque veramente molto valido. Veloce, finalizzatore, passaggio è buono, il dribbling è ottimo, pecca giusto nell'equilibrio, cosa che poi migliora magari nelle versioni successive, però in game è anche un'icona, le icone hanno sempre qualcosa in più rispetto alle versioni normali e quindi diciamo che c'è anche da considerare quello, classe, tiro di esterno, pallonetto, dribblatore tecnico, 5-5, carta che... È molto molto valida. Poi abbiamo Henderson, a me in mediana piace tantissimo, magari ci sono robe che costano molto di più, ma lui a me piace veramente molto perché è veloce, sa tirare, sa passare il pallone, sa dribblare, magari non è agile a livelli di De Jong, però comunque nascendo come mediano di fianco a De Jong fanno una coppiata comunque dai piedi buoni che sa fare tutte e due le fasi. A livello difensivo è un mostro, forte fisicamente, elevazione, resistenza, a me piace veramente tantissimo. Poi abbiamo Richarlison a chiusura della squadra, che è l'attaccante, la nostra punta, 5 di piede debole, 4 mossa abilità, a me piace molto, grande finalizzatore, grande passaggio, pecca giusto forse qualcosina nell'equilibrio, forte fisicamente, controllo, dribbling, carta molto molto completa, che sa segnare, sa dribblare, sa segnare di testa, è forte fisicamente, tira con entrambi i piedi, eccetera, eccetera. Quindi questa è la prima squadra, io la utilizzerei con il 4-2-3-1 come sempre, sapete che è il mio modulo preferito, quindi io personalmente userei il 4-2-3-1 utilizzando Henderson e De Jong a centrocampo con Cruyff dietro a Richarlison,
Messi e Mané sulle fasce. L'alternativa è il 4-4-2 o il 4-2-2, che tanto si posizionano nello stesso identico modo, quindi vi faccio vedere solo il 4-2-2-2-2 e poi usiamo Richarlison davanti. Io utilizzerei Messi e Mané a sinistra e Cruyff a destra, io li utilizzerei così. Nel caso in cui invece usate 4-4-2, l'unica differenza forse userei Messi in fascia e Cruyff come punta. E l'unica cosa che vi dico è che forse se siete Xbox dovreste riuscire già a farlo, se non siete Xbox invece probabilmente su PlayStation non so se ce la fate per veramente poco. Io andrei a quel punto sulla mid, che guadagna qualcosina in equilibrio e in agilità, e poi ovviamente andate scalando verso le altre versioni di Cruyff, che man mano che andiamo avanti diventa sempre più forte. E in questa versione già l'equilibrio e l'agilità, l'equilibrio più che altro quando arriva a 82, che già è più decente, e poi statisticamente sotto ogni punto di vista è più forte. Passiamo alla seconda squadra, ragazzi, che forse è anche forse più interessante della prima. Votate hashtag team 1 se preferite la prima, ricordo, o se no votate per la seconda. Partiamo dal portiere che è Manuel Neuer, uno dei portieri che, ripeto, ogni volta viene forse più svalutato quest'anno, ma che rimane veramente incredibile in tutte le sue versioni, anche lui con comunque animazioni e parate che può fare praticamente solo lui. A livello di tuffo, presa, rinvio, riflessi e piazzamento non c'è molto a dire, tutto da 89 in su. Con base arriva anche lui praticamente con tutto a 99 ed è più veloce di Ter Stegen, anche lui. Insomma, i tedeschi li fanno veramente forti su FIFA. Poi abbiamo Kenny Lala, 3-3, alto normale, giocatore che a me piaceva moltissimo nella versione precedente e che in questa versione è stato elevato a uno dei terzini più forti del gioco, perché poi è molto molto veloce, il tiro, vabbè, come tutti gli altri terzini, il passaggio assoluto, oserei dire, il dribbling. È qua che ci tengo a sottolineare una cosa, dato che io l'ho provato nella versione flashback per tanto tempo, che è meno forte di questa e che comunque è fortissima e è molto agile, molto più di quanto leggiamo, e perché ripeto, i giocatori vanno provati e lui è molto molto più agile di quello che potreste aspettarvi. Poi a livello difensivo e fisicamente è molto valido, è molto preciso e difficilmente viene spostato. Poi abbiamo Upamecano, il mio difensore preferito, anche detto Upamecazzo, perché veramente è troppo troppo forte, veramente super valido difensivamente, è un mostro, un treno, è veramente, non so come definirlo, perché difensivamente e fisicamente è uno dei difensori che mi ha stupito di più. Io l'ho trovato non scambiabile, l'ho provato, non se n'è più andato, è uno dei difensori che fa più interventi automatici, fisicamente non lo sposti e sposta chiunque, gli fa volare, cioè io ho visto scene che dava gomitate e volavano dall'altra parte del campo. Poi corre veramente tanto, va utilizzato con ombra perché ha bisogno di accelerazione, ha bisogno, cioè gli possiamo migliorare un po' di accelerazione, poi per il resto i piedi sono quelli che sono. Poi abbiamo di fianco a lui Jerome Boateng per completare una difesa direi particolarmente rocciosa, anche lui fisicamente è un mostro, quindi aspettatevi una difesa che non farà passare nulla. A livello difensivo è anche lui fortissimo, coi piedi forse leggermente meglio di Upamecano, però siamo sempre lì, è un po' meno agile, meno equilibrio, però in game rende veramente molto, anche lui molto veloce, gli darei un bel motore in questo caso, o se no ombra se volete migliorargli l'intercettazione. Poi abbiamo Alfonso Davies, 4-4 alto alto, l'ho trovato anche lui non scambiabile, no lui è scambiabile, però l'ho tenuto ed è velocissimo, forse leggermente meno di quello che si legge onestamente, però è comunque molto molto veloce, super agile, vabbè 99, difensivamente non è proprio incredibile, infatti con Sentinella l'ho riuscito a migliorare e diventa quasi perfetto. Fisicamente ottimo, lui mi piace moltissimo in fase offensiva perché comunque è molto bravo a impostare, a dribblare, a comunque regalare filtranti e inserimenti molto interessanti, poi difensivamente comunque sempre sul pezzo. Poi abbiamo Neymar Junior versione COC 5-5, sapete che io adoro Neymar, versione COC che ci permette comunque di impostare la rosa in un certo modo e che a livello di statistiche comunque rimane un giocatore incredibile, veloce, dribbling, c'ha la finalizzazione, c'ha il cross, vabbè il cross non so neanche perché lo sto sottolineando, però va bene, a volte dico cosa a caso, però insomma è veloce, segna sempre, cioè io nella versione che ho, la base, gli ho messo motore perché tanto segna comunque sempre. Cioè, non ve lo so spiegare, dovreste aspettarvi meno, però segna sempre. È veloce, almeno a me. Il passaggio è ottimo, il dribbling, vabbè, è Neymar. Io gli ho messo motore per dargli velocità, equilibrio e un po' di passaggio, però realisticamente gli darei tiro e passaggio.
Vabbè, poi abbiamo Patrick Vieira, 3-3, uno dei mediani più forti del gioco, la versione da cui diventa secondo me top. L'86 comunque molto valido, molto simile, però il work rate ha un paio di differenze statistiche, in particolare nel dribbling, secondo me non lo rendono a livello di questo. Da questa versione in poi diventa il mediano forse più forte del gioco, e Vieira non è una questione di come vediate le statistiche degli altri, cioè Vieira è Vieira. Quindi da qua cercate solo di apparlo al prime e al moment. Se fate questa carta è super veloce, difensivamente sempre sul pezzo, super forte fisicamente, sposta chiunque, il passaggio comunque non è male. I piedi, ovviamente, per quanto il passaggio non sia male, non sono proprio eccezionali. Poi abbiamo Leon Goretzka ad accompagnarlo, fa bene in tutte e due le fasi. Leon Goretzka in questa versione è davvero top, super veloce, il tiro è incredibile, la difesa è dove pecca insieme al fisico. Cioè il fisico non è male perché comunque per il suo body type riesce comunque a essere più forte fisicamente di quello che leggiamo, però rimane pur sempre una carta che statisticamente non è proprio incredibile fisicamente e gli manca qualcosa in contrasto scivolata. Lo utilizzerei con ombra perché poi in tiro, passaggio, dribbling e velocità è veramente incredibile. Poi abbiamo Wissam Ben Yedder 5-4 versione shapeshifter che utilizzerei come trequartista e lui è veramente assoluto. In realtà tutte le carte che stiamo vedendo lo sono, però insomma questa carta è veramente top. Agilità, già la versione base è buggata, non si sa perché, poi questa carta a livello di agilità, modo di girarsi, finalizzazione, velocità, immarcabilità, la metterei come statistica di Ben Yedder. È davvero incredibile. Poi abbiamo Eusebione, nazionale, non la mid, ma la baby, perché ricordo che la baby è meglio della mid, la mid è la peggiore, poi c'è la baby dove diventa Eusebio, poi c'è la prime dove è il prime di Eusebio, e poi si va avanti. 5-4, super veloce, super finalizzatore, agilità, equilibrio, è praticamente Beyeder icona di un giorno. Più forte di lui fisicamente è forte, molto più di quello che possiamo leggere, cioè in game si vede la differenza rispetto alle statistiche. Il tiro di Eusebio è uno dei tiri migliori del gioco e lo sappiamo tutti, velocità e equilibrio poi lo rendono veramente difficile da marcare. Poi abbiamo Perisic, Summer Heat, che io personalmente apprezzo moltissimo, quindi vi consiglio di averlo in squadra perché velocità è davvero top, finalizzatore, posizionamento offensivo, potenza tiro, tiro a distanza. Il passaggio è incredibile, agilità, gli manca qualcosina in equilibrio, gli migliorerei quello, quindi forse un bel motorino, forte fisicamente, resistente, elevazione, cioè c'ha tutto. Quindi questa è la squadra, a me piace moltissimo, forse mi piace più questa dell'altra, fatemi sapere voi quale preferite, la utilizzerei sempre con il 4-2-3-1, utilizzando Vieira e Leon Goretzka ovviamente a centrocampo, con Beyeder trequartista dietro a Eusebio Nazionale, e poi Perisic e Neymar sono praticamente interscambiabili, utilizzerei forse Neymar a destra, se no vedete voi come li preferite posizionare. Poi anche qua ovviamente 4-2-2 e 4-4-2 vanno comunque bene come moduli. Utilizzerei Beyeder e Eusebio davanti con Perisic e Neymar che si sovrappongono dalle spalle. Spero ragazzi questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!